Benvenuti a questo primo episodio di Master and Servant dedicato a Crusader Kings 2. E avete visto nel nostro trailerino dedicato al format che cosa faremo. Comunque, brevemente, io sono incapace di giocare gli strategici per vizio di forma. Smois invece è capacissimo a giocare strategici per problemi mentali. Esatto. No? Pertanto io ho bisogno di un po' di formazione da parte di qualcuno che la formazione se la fa da solo. E quindi giocheremo a Crusader Kings a partire da oggi, 30 minuti ogni episodio, e ogni episodio sarà abbastanza distaccato da uno dall'altro in termini di tempo, perché mi porterò anche dei compiti a casa che Smois mi darà all'interno dell'episodio, alla fine dell'episodio, come si fa da bravo maestro. Esatto. E quindi iniziamo appunto con questa avventura. Io la mia esperienza in Crusader Kings ve la dirò. Se avete 25 minuti, ve la spiego. Ho acceso il gioco, ho fatto il Voivoda e sono morto. E poi ho smesso di giocare. Però ho comprato tutti i DLC. Eh sì, perché quella è parte del gioco. Il collezionismo esatto. estremo dei giochi della Paradox è veramente una violenza psicologica su certi menti, Esatto. sulla mia in particolare. Quel poco che ho giocato. Avrò giocato 8 ore, che non è poco, però per un gioco così è poco in realtà, È perché pochissimo. vola il tempo. Mentre il tuo curriculum, Smois? Oddio, Crusader Kings 600 ore, qualcosa del genere. Sempre meno delle 1000 qualcosa di Civ 5, sempre di più delle 300, credo, di Europa Universalis 4. Il mio Europa Universalis 4 sono effettivamente un brocco, in effetti. Ce Eh sì, in lo devo effetti sì. ammettere. In effetti sì, devi fare qualcosa a riguardo. Sì, Detto ci sto questo. provando adesso, ma mi hanno fatto uscire un'espansione fra capo e collo, e quindi adesso il mio salvataggio sugli ottomani, che ero arrivato al 1680 e stavo prendendomi Vienna, è andato a puttane perché non è più compatibile con la versione del gioco che ho installata. Grazie Paradox, grazie Steam, dovrò semplicemente fare il downgrade alla versione precedente e riprendere, ma vedremo. Bene, allora, vediamo di definire un po' che cosa faremo in questa sessione, stagione o quello che è, insomma, in questa partita lunga di Crusader Kings. Io ho quasi tutte le espansioni, i DLC, tranne alcuni, quindi non posso iniziare dal 769 AD, ma va bene così. Il mio consiglio era di giocare qualcosa che ti piacesse, però. Esatto, mi piace tutto, quindi siamo a posto. Allora abbiamo deciso di iniziare così, con alcune regole base, a parte i compiti a casa, ossia iniziamo dal 1337 avanti AD, Anno Domini. dopo Cristo, anno Domini, giustamente, cioè il tardo medioevo. Iniziamo Esatto. dalla mia zona di origine, cioè il ducato, il granducato, quello che è in quel momento, adesso lo scopriremo, di Ferrara. E l'obiettivo sarà in poco più di 100 anni unificare l'Italia sotto il vessillo di un'unica dittatura vera che ha dei principi dittatoriali veri, cioè nostri, miei, ma anche tuoi, Esatto. mi guidi tu. E il tuo nulla osta per poter iniziare questa serie è di giocare a Iron Maud. Esatto. Il che vuol dire che dove sbagliamo, sbagliamo e da lì si riprende. Se lo sbaglio è fatale, cioè si conclude la partita perché il tuo erede non è della tua casata, è fatale, finiamo lì. E se vogliamo ne riprendiamo un'altra. Vediamo anche se piace questa formula o se cambiare Esatto. gioco, vedremo. Comunque è libero. Bene, allora, come vedete, ho aperto un gioco. Sono proprio all'inizio del gioco. Abbiamo la mappa Europa sotto. In realtà, io credo di poter fare anche altro in virtù dei DLC che ho comprato, ma non importa. Dobbiamo scegliere l'era, che è quella del tardo Esatto. medioevo. Prego, selezionala. Sì, padrone. Ma l'Iron Mode si definisce più avanti? Si seleziona Ok. dopo, è l'ultima cosa che si seleziona prima di partire. Perfetto. Allora, vedrete un po' lente le immagini perché comunque il processore è quello che è, prima o poi cercheremo di metterci una pezza.
Leggo qualcosa? Leggo un incipit di quello che... No, ho beh, se ne sbattiamo, beh, se ne sbattiamo. Se volete, ve lo dico io un po' in breve. La conquista sostanzialmente della Normanna dell'Inghilterra e parte della Francia ovviamente ha sostanzialmente ridotto Francia e Inghilterra a una guerra civile perpetua. L'Europa centrale, adesso c'è ovviamente il Sacro Romano Impero e l'Ungheria, che è abbastanza grossa e pesante. La Spagna è alla soglia della riconquista, nel senso che partirà poi nel XV secolo, e i turchi iniziano a spuntare in Anatolia, e quindi c'è il declino di Bisanzio, e poi ovviamente iniziano i contatti con la Via della Seta, quindi con l'India, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. E le dinastie arabe sono sostanzialmente in declino. Perfetto, ho controllato di non aver acceso anche il microfono in game, perché altrimenti sarebbe stato un delirio multiplo, soprattutto per me, pulire l'audio, sì. Quindi ci siamo. Custom game setup, perché custom ovviamente setup. Il Ducato di Ferrara non è fra i maggiori, diciamo, player di quest'epoca. Perfetto. Ma noi gli dimostreremo che avevano violentemente torto, visto che unificheremo l'Italia con 400 anni di anticipo. A colpi di salamina da sugo. Esatto. I cappellacci. Ok, questa è la mappa di gioco della selezione del territorio, no? Primo tip, è bellissima la mappa fisica, ma passiamo immediatamente a quella politica, quindi allo scudetto, quello lì in alto, perché è ingestibile. Adesso ecco, adesso finalmente il Ducato di Ferrara lo si vedrà. Ed è composto da due contee, Ferrara e Modena. Mentre Bologna è per conto suo, Ravenna è parte dello Stato Pontificio, anche se è un'enclave, e poi c'è Verona, molto grossa, vedete quelle quattro province verdi, sono tutte di Verona, del Ducato di Verona, Padova e Mantova sono della stessa dinastia, e poi c'è la Lombardia, che è anch'essa, credo, sotto gli Sforza. Credo anch'io, ma non lo so. E sì. Quindi tu mi insegni che colori uguali significa che hanno legami tra di loro. Sì, colori uguali in teoria proprio indicano lo stesso stato. Poi adesso vedi che Bologna ha lo stesso colore di Ferrara, ma un bordino diverso. Ecco, il bordino fa parte comunque sempre del colore. Quindi l'Italia ovviamente in quest'epoca è come se le avessero buttato una granata dentro ed è esplosa in tanti pezzettini. Esatto. Lo si vede. L'unica parte abbastanza unificata è il sud, che dovrebbe essere diviso in Regno di Napoli e il Regno di Sicilia o qualcosa del genere. Infatti hanno tutto lo stesso colore e hanno il confine marcato solo nella zona di divisione con Roma, essenzialmente. Esatto. E l'altro stato abbastanza grosso è ovviamente quello dello stato della Chiesa. Il papà. Il resto al massimo ha tre o quattro province, spesso non contigue. Per il momento. Prego, quindi. Seleziona Ferrara. Abbiamo il duca d'Este, Nicolò. Quello sarà il tuo primo personaggio, sì. Sperando che non sia un coglione totale. Beh, se è il mio primo personaggio... Sì, sarà per forza il tuo coglione totale. Come puoi vedere, come difficoltà è indicata più o meno a metà, diciamo al 40%, sì. Quindi difficile ma gestibile. Prima di iniziare però dobbiamo selezionare l'Iron Mode. Per farlo devi guardare vicino a Play, in basso a destra, c'è un guanto d'arme con un X rossa, lo devi schiacciare, ecco, adesso in Iron Mode, avrai un solo salvataggio. Perfettissimo, che se ti si sputtana bestemmi. Bestemmi, esatto. Prego, mi ricorda il play. Direi esatto. Di andare, quindi vai. Ok, save game, Iron Man Ferrara. Direi che è molto chiaro. Adesso carica il gioco. Mi sembra neanche troppo lento, mi sembra abbastanza spedito rispetto. Sì, abbiamo fatto qualche prova in passato, non è stata così rosea. Oltretutto mi viene il dubbio che il Ducato di Lombardia sia in mano a Brescia in quel periodo lì. Sì? Ok, quasi il benvenuto. Però forse no, quello mi sembra il biscione sforzesco. Adesso lo possiamo vedere, no? Allora, sì. Qua cosa dice? Spiega come è fatto l'Italia. Allora, la cultura italiana non ti dà nessuna particolarità per il tuo personaggio, il governo feudale avrai tutte le regole classiche del feudalesimo, il cattolicesimo tutte le regole classiche del cattolicesimo. Okay. Possiamo chiudere.
se vai a selezionare in alto, hai alcune cose da fare. Perfetto. Come puoi vedere. Ho consiglio, leggi, tecnologia, militare, intrigo, fazioni e religione. Vado di intrigo? Esatto. No, aspetta, hai due bottoni in alto, pick an ambition e you can press some ducal claims. Quindi, il tuo personaggio, per il tuo personaggio devi scegliere un'ambizione. Ok. Vedi che sotto la cultura italiana c'è la nuvoletta, tipo fumetto. Se ci schiacci sopra puoi scegliere un'ambizione. Più in basso, lievemente più in basso. Sopra le tue caratteristiche. Sì, questa. Ok, esatto. L'ambizione è l'obiettivo di quel personaggio. È l'obiettivo di quel personaggio. Può essere un obiettivo che magari sarà raggiunto durante la partita, può essere qualcosa più a lungo termine. Okay. Allora, i primi tre sono quelli che possono tutti i personaggi fare, ovvero raccogliere denaro, immagazzinare virtù e immagazzinare prestigio, ok? E ti danno ognuno, se raggiunti, delle cose abbastanza interessanti. Ok. Poi c'è avere una figlia, perché hai un solo figlio maschio, come puoi vedere da sotto, un solo figlio che è maschio. Sì. Poi abbiamo migliorare il tuo learning, perché sei una capra, hai uno di learning. Il mio learning, ok. Sì, esatto. Poi... Mi rispecchia, direi di stare così, insomma. In questo momento su Crusader Kings stai così. Perfetto. Anche la diplomazia, essendo sotto 7, anzi sotto 8, è migliorabile. L'intrigo è migliorabile anch'esso. E poi c'è, come ultima, diventare re d'Italia. Per quest'ultima ambizione, visto che non può essere tolta, sì. Non è il caso. Perché questo personaggio non ci arriverà mai. Ha già 46 anni, durerà, metti 20-30 anni ad andare bene, sì. Ha delle buone caratteristiche, ma non ce la farà mai ad unificare l'Italia nella sua vita. Forse sì. Suo figlio sarà vicino, suo nipote ce la farà. Quindi, ok. Quindi intanto non prendere lui. Sì? Sì, non prendere l'ultima, puoi scegliere una delle altre. Perfetto. Tanto notiamo che la moglie è un uomo. Ha 18 anni. È un uomo. Di 18 anni. Ma a un tempo si poteva, no? Esattamente. E abbiamo anche un figlio piccolo. Che sarà stato comprato a New York. Sì, oppure adottato con la stepchild adoption. Esatto. Che ai tempi era assolutamente legale. Allora, mi interessa, avere una figlia potrebbe essere interessante. Sì, anche perché con una moglie di 18 anni è molto facile che inizi a figliare come una coniglietta, sostanzialmente, e quindi riuscire ad avere una figlia in mezzo alla massa è abbastanza facile. E poi mi potrebbe servire per intrecciare nuovi rapporti socio-politici con le altre zone. Esattamente. Quindi io direi di prendere una figlia. Vai pure. Sì, voglio una figlia. Cioè, lui vuole una figlia. Questo, oltretutto, potrebbe capitare veramente nel giro di poco, se la moglie rimane incinta ed è una figlia, già lo risolvi e puoi passare alla successiva. Esatto. E posso perdere un secondo a guardare la schermata? Questo certo. Episodio sarà leggermente più lungo perché io non conosco niente ed è la presentazione. Poi esatto. Per esempio, vedi che tu hai di Demesne, sì. Che vuol dire che la tua tenuta, hai 3 su 3. 3 è il massimo che puoi avere basandosi sul tuo tipo di governo e sul tuo punteggio di stewardship, che sì. È quella con il forziere verde. Sì. E perché nei 3 hai le due contee, Ferrara e Modena, e la baronia d'Est, che è sotto Ferrara. Okay. Quindi tu hai una baronia in più alla baronia che ti dà il contado. Che ti dà la contea, sì. Oltretutto hai il titolo di duca, di Ferrara. Ok, e questa conformazione, cioè duca, giocare come duca, è quella di mezzo, no? Più o meno. Sì, esatto, perché barone è meglio di no. Conte è proprio la base ed è molto difficile, e poi ci sono re ed imperatori sopra il duca, quindi direi che è proprio considerabile quella di mezzo, esatto. La media difficoltà anche. Oltretutto, avendo tu il titolo di duca, avrai dei claim automatici su quelle che sono per te le de jure, il tuo territorio de jure di diritto. Se tu vai verso la mappa, nella minimappa in basso a destra, ci saranno 3 bottoni nella prima riga, gli ultimi 3, quelli con le 3 corone, una più grande dell'altra. Se tu guardi de jure dukis e lo clicchi, fatto. Ecco, scrolla verso l'alto. Scrolla un po' indietro. Ma quella no, indietro, non avanti. Sì.
torna un po' indietro, eccolo lì, vedi? Adesso puoi vedere quelle che sono le i ducati di Jura, vedi sia i confini come sono adesso, sia però i colori come dovrebbero essere. Vedi che tu hai un pezzo di Modena, metà per la precisione, e un terzo solo di Ferrara, ma tu sei duca di Ferrara, quindi di diritto tu, se prendi Bologna e poi se vorrai fare guerra allo Stato Pontificio e ti prendi anche Ravenna, ti puoi prendere tutto il tuo ducato che è tuo per titolo. Mentre Modena dovrai tentare di trovare un modo per diventare duca di Modena o per prenderti in altro modo fabbricando un claim il secondo pezzo, in modo, se vuoi, se vorrai, ad avere due ducati. Quindi sotto Parma dovrei fare un claim. Perché? Apri intrigo, come volevi fare prima. Intrigo, che è questo qui. Esatto. Fra le varie cose che puoi fare, se non sbaglio, è quella di creare il titolo di re d'Italia. Se scrolli in mezzo alle possibilità dell'intrigo, ci dovrebbe essere anche quella. No, questo sono altri plot che puoi fare. Sono altre cose. Dove lo trovo? Questi qua. Esatto, ci dovrebbe essere da qualche parte la creazione del regno. No, però in realtà non c'è. Vuol dire che non è ancora pronto. Quando lo si può vedere in un altro modo. Se tu vai a selezioni una tua contea, ecco, questo è il regno d'Italia, ok? Questo è il regno d'Italia, poi c'è il regno di Napoli giù. Esatto. Con la Sicilia che fa parte invece dell'impero bizantino. Ok, sì. Ecco, e poi vai a vedere l'imperatore. Ah no, forse fa parte del regno di Napoli in questa versione. Ok, e invece se vai a vedere gli imperi, l'impero d'Italia è tutta l'Italia più Corsica e Sardegna, l'Italia continentale, ma non la Sicilia che fa parte dell'impero bizantino. Esatto, stesso colore. Ok. Esatto. Queste sono le cose de jure, quindi come fare a creare questo de jure di diritto regno d'Italia? Devi avere almeno, se non ricordo male, l'80% delle province e alcuni titoli di duca. Okay. E poi dovrei spendere prestigio, soldi e roba di questo tipo, forse anche pietà, se non sbaglio virtù, per riuscire sostanzialmente a crearlo. Quindi il tuo obiettivo è accumulare sufficienti terre da poter creare il titolo di re d'Italia e poi avere sostanzialmente il casus belli per andare a dichiarare guerra a tutto ciò che ti manca. Giusto, poi vedremo piano piano, perché per me è tutto arabo, tutto bizantina questa cosa. Ok. Passo un attimo i pannelli per vedere un po' cosa c'è, perché altrimenti non ho idea. Sì, questo è il tuo consiglio? Questo è il mio consiglio, quindi alle persone che dovrebbero fare al posto mio alcune cose, no? Esatto. Il tuo consiglio ti dà sia dei bonus per il tuo regno, che si vanno a sommare alle caratteristiche del tuo re, però possono anche crearti dei problemi. Nell'ultima espansione, che si chiama Conclave, appunto, il consiglio può votare contro di te. Per esempio, il tuo cancelliere è tuo fratello. Sì. Se passi su, vedi che c'è scritto Obizzo è your brother. E se vai a vedere perché ti pensa negativamente, vedi che meno 22 è in rosso, perché sia ha diritto al tuo titolo, quindi è un tuo rivale, inoltre è pure ambizioso sto grandissimo stronzo. In realtà è molto pericoloso averlo come cancelliere, ma se lo licenzi dal concilio, può darsi che crei una fazione contro di te e magari ti crei dei problemi, magari vai in esilio in un'altra nazione e tenta di creare un'armata per venirti a conquistare. Quindi conviene giocare sulla macchina del fango? Conviene o screditarlo o fartelo amico. Ok. O addirittura ammazzarlo. Che non è male. Gli altri invece, come vedete, sono quasi tutti in verde, solo il cappellano lì sotto cappellano, che sta un po' i coglioni. Che anche questo è un prete? No. Ah, è tuo cugino, ecco perché. Anche lui ha un claim sul tuo titolo, ed è per quello che ti è ostile, anche se poco. Ok, sì. Bene, sì, infatti meno 20 di claim. Esatto. Okay. Poi queste sono le posizioni del consiglio. Poi abbiamo i titoli minori, che non sono ancora stati assegnati. No, qualcosa è assegnato in realtà.
Sì, solo i comandanti. Sono i comandanti che li puoi anche cambiare. E, tutti questi titoli, tranne quello del, giullare, che però qua non vedo, sono sostanzialmente dei modi per dare dei titoli onorifici e ingraziarti tuoi sudditi o magari anche dei tuoi rivali nel tuo regno. Quindi, per esempio, tuo fratello, se gli dessi anche il titolo di reggente designato, probabilmente la sua opinione di te aumenterebbe di molto, aumenta di più 10. Quindi però... si riduce. Però vuol dire dargli potere, perché se per caso tu muori e tuo figlio è ancora bambino, lui diventa il reggente e può scegliere parecchie cose. E magari assassinare tuo figlio per prendere il trono. E quindi la mia Rommod è finita lì. No, perché è sempre della tua famiglia. Ah, continua quindi anche se è un fratello. Fino a quando è della tua famiglia, della tua casata, tu puoi continuare. Perfetto. Andiamo sulle leggi. Allora. Agnatic primogenitor, quindi eredita il primogenito maschio della tua linea o quella dei tuoi fratelli, se tu non hai nessun primogenito maschio. Vedi che in questo caso infatti tuo figlio è il primo in linea, poi c'è quel tuo fratello di cui parlavamo come secondo, poi c'è uno dei tuoi cugini, poi c'è un tuo nipote o qualcun altro che è comunque un po' più lontano, e poi ci sono altra gente. Sì. Però questi non sono della dinastia. No, esatto, però veramente deve morire una marea di roba, e questi, uno ha 80 anni di questi, è impossibile. Cioè... quindi qua definisci le regole di successione essenzialmente, poi abbiamo le regole del reame, che non c'è niente. Centralizzazione in questo momento è minima, puoi aumentarla a bassa, come puoi vedere. Sì. E, nessuno è contrario in questo momento, per cui potresti tranquillamente passarla. In questo caso ti permette di avere più 5 vassalli e più 1 di Demesn. E ti consiglio di farlo immediatamente, perché tu hai già il numero massimo di con te. Ok. Ed erano tutti d'accordo. Ho centralizzato. Per sapere che sono tutti d'accordo, lo vedo in verde, insomma. Praticamente, con la nuova espansione, su alcune leggi il tuo consiglio può votare contro o a favore. Qua non ho visto nella tua versione che sia stato implementato o meno, per cui forse, non avendo tu l'ultima espansione, alcune parti non sono attive. Ho capito. E poi abbiamo le obbligazioni. Sì, che sono le leve praticamente che ti devono dare, le tasse, le città, le leve, le tasse, e il clero, le leve, le tasse che ti devono. Il clero va tassato, va super tassato. E lo puoi fare dopo, ma pensa quando prenderemo Roma. Ah no, servirà. E lì dovrai trasferire la capitale, il Papa dovrà sloggiare. Gli tocca, povero Papa. Questa è la tecnologia che deve cambiare città. Come farà? Cioè, la tecnologia aumenta col tempo, quindi quella, avendo tu uno di learning, non aumenterà di una gran sega durante la vita di questo personaggio. Però potrei fare diventare molto più interessante mio figlio. Decisamente. E lì, infatti, dovremo iniziare a parlarne quando tuo figlio inizierà ad essere in età da educazione. Ti consiglio di tornare alla mappa originale, perché adesso siamo ancora su quella delle Ducati de Jure. Perfetto. E il tuo obiettivo, ed è il compito che devi farmi per la prossima volta, è prendere Bologna e se riesci, prendere anche Parma. Perché Bologna è facile, è lì da sola. No, non so neanche se ha degli alleati, probabilmente no, dopo lo vedremo. Prendi Bologna, selezionala. No, questo è Modena, però. Questo, Bologna. Seleziona il... la città, lo scudetto. Devi cliccare sopra questo personaggio, che è il mayor di Bologna. Vedi che come patti, pax, sotto, ha famiglia, relazioni, vassalli, corte, patti. Sì. Ha zero. Non ha nessun patto, nessuna alleanza. Quindi nessuno verrà in suo aiuto se tu lo attaccherai. Ovviamente, però deve avere una motivazione. Ce l'hai, perché Bologna è di diritto parte del Ducato di Ferrara. Quindi io posso andare tranquillamente e nessuno si incazza. A far guerra. Esatto. Se tu schiacci col destro sul ritratto di questo cicciotto, sì. Declare war. Ok. The Jure claim on Bologna, vedi che hai un caso speciale. Hai la motivazione, ok. Esatto.
Faccio? Vai, vai. Tanto fino a quando non mandi send, vedi che non arriva nessun alleato per lui. Vicino alla bandiera rossa non arriva nessun altro spirito, quindi lui non ha nessun alleato, nessuno interverrà. Però io non so se lui ha quanti uomini abbia. Dovresti andare ad indagare e dovresti provare. E questo sta un po' a te, sostanzialmente. Va bene, questo è il mio compito delle vacanze. Esatto, ti voglio però far parlare di una cosa, ed è l'ultima, poi ti lascerò andare, ovvero riseleziona il tuo personaggio, per favore. Aspetta, per chiudere il bagaglio come faccio? Semplicemente clicchi da un'altra parte, ecco. Okay. Vedi che noi abbiamo il figlio, no? Che ha quanto? 2 anni, 1 anno, qualcosa del genere. Un anno. Selezionalo. Vedi che ha i 2 anelli nuziali, le 2 fedi nuziali, in campo blu, è un tondino, schiaccia lì sopra. È venuto il momento di trovare una sposa adatta per tuo figlio. Principalmente, questa è la mia idea, dovresti fare un'alleanza con qualcuno di abbastanza grosso. Io vedo già una principessa d'Inghilterra che ha 3 anni, che è la quinta in successione. Questo? No, sotto. Sì, però Trebisonda d'Inghilterra, la penultima. O anche la principessa di Francia, come preferisci. Vedi che ha una spada con barrata? Sì. Vuol dire che inizia ad avere un patto di non aggressione con l'Inghilterra e quella sotto con la Francia, ok? Però quella sotto ha 8 anni, quindi è già vecchia per tuo figlio, avrebbe 7 anni in più, cosa che non è mai buono per una sposa. Mentre questa qua di 3 anni di Inghilterra sembra essere buona. Oltretutto quella di 8 anni è pure già codarda, quindi non parte bene con caratteristiche positive. Aspetta, codardo dove lo vedi? Vedi che ha delle caratteristiche, in basso a destra, sì. Destra, Craven, è codarda. Quello è un tratto che potrebbe passare ad un eventuale figlio, cosa che tu vuoi evitare. Quindi... E mentre andare su una di 1 anno, però è Cipro, non serve un cazzo. 3 anni va bene, 2 o 3 anni in più va benissimo. L'importante è non andare troppo in su. Ne puoi vedere anche altre, se scrolli ce ne saranno altre. Però l'Inghilterra è tosta, cioè l'Inghilterra ti porta veramente un'ottima alleanza. Mm-mm. Però questa Beatrice. È tua nipote, non è il caso. No, perché rimane tutto... Poi nascono cose strane, no? Esatto. Poi vedi se vuoi tu l'Inghilterra oppure se magari vuoi andare verso un'altra casata, perché ce ne sono altri. E questa è l'opinione, quindi potrebbero... È l'opinione, l'età, queste qua sono già troppo alte, 20 anni, 24 anni. Poi non ti conviene perché ti portano un'alleanza che non è buona. Tu conta che all'inizio con la promessa di matrimonio fai solo ed esclusivamente un patto di non aggressione. Sì. Ma poi puoi andare a vedere il re d'Inghilterra, per esempio, con cui hai un patto di non aggressione, schiacciare col destro e dirgli: vuoi fare un'alleanza? E se lui ti dice di sì, tu vai in suo aiuto in caso lui venga attaccato, e lui viene in tuo aiuto nel caso tu venga attaccato. Per l'Inghilterra o la Francia o magari la Spagna dietro, adesso mi sembra che ci siano, ovviamente ci sono ancora Castiglia e Aragona separate, però sono veramente una grossa garanzia. Mentre l'impero, per esempio, non è così facile perché ovviamente quando col cambio di imperatore perdi l'alleanza sostanzialmente. Quindi in realtà potrebbero evitare anche di farmi guerra perché la massa critica dei miei alleati è talmente alta da... Sì. È veramente un deterrente atomico essere un piccolo stato italiano ed avere un matrimonio con uno dei grandi stati europei. Ho capito. Quindi io andrei veramente con questa Giovanna. Devi cliccarla col sinistro. Sì, col sinistro. Eccolo lì. Okay. E poi mandi send. Fai send. Yes. Yes. Quindi lui dirà di sì. E oltretutto guadagni 151 di prestigio, tuo figlio, e 100 perché oltretutto va in sposo a una figlia di un re. Quindi tuo figlio partirà con 251 di prestigio, che è più o meno un 7 volte quello che hai tu in questo momento. Ma la dinastia inglese dipende dal figlio, va sul figlio, giusto? Va sul figlio. Dal sesso. Però c'è una piccola possibilità che tuo figlio erediti un claim sulla corona inglese, ma questo non fa parte dei tuoi compiti, quindi non saprei come fare. Vedremo dopo. Okay. Partire da Ferrari e arrivare a prendere l'Inghilterra è un po' in giro, eh?
soprattutto quando hai meno di quando hai poco più di 100 anni. Sì, sì. Questa era l'ultima cosa che ti volevo segnalare. Adesso, quando tu toglierai la pausa, ti arriverà la risposta del re che ti dirà di sì, e da lì devi tentarmi per la prossima volta di prendere Bologna. Un'altra cosa che ti consiglio, questo è il mio ultimo consiglio prima di salutare, se vai su Intrigo, sì, ci sono delle azioni che tu puoi fare ogni anno. La più importante, quella che mi piace di più a me, è quella di scrolli giù, c'è un'azione che tu puoi fare che è Hold a Feast, eccola lì, tenere una festa, una gran festa. Lo puoi fare solo in autunno, se non sbaglio, da ottobre a dicembre, sì, è quella lì. Adesso non è disponibile perché siamo a gennaio, quindi è troppo tardi. Okay. Ti costa 25 di oro, quindi è abbastanza esosa, ma ti permette di, oltre ad aumentare il tuo prestigio, di aumentare di tutti gli invitati alla festa la loro idea su di te di 10, che è molto importante perché ti permetterà di tenere buoni i tuoi sudditi. Ho capito. Un'altra cosa che ti voglio dire perché tu così non ti dimentichi, nel tuo consiglio i tuoi consiglieri possono essere mandati nelle tue province o nelle province avversarie a fare delle missioni. E vedi che ognuno ha tre bottoni, li puoi mandare a fare una di quelle missioni da qualche parte. Ok, mi consigli di sostituire il cancelliere? Io, secondo me, se sostituisci il cancelliere, questo va in un'altra corte, mette su un esercito e prima o poi ti fa guerra. Quindi me lo devo gestire in qualche modo. Sì, esatto. Da mia parte, così se muoio prende l'eredità, io sì, magari gli faccio dei favori che dopo potrò usare come personaggio giocante. Esatto. E basta. Ok. Ricorda, che cosa prossima risponde. Volta Bologna e se riesci Parma, okay, che fa parte del Ducato di Verona, quindi è più grosso di te, però magari con l'aiuto dell'Inghilterra e giocando bene le battaglie ce la puoi fare. Ok, vediamo cosa risponde il re d'Inghilterra. Vai, toglio pure la pausa. La pausa come si... con la barra spaziatrice. Era bloccata dalla pop-up. Io non la terrei mai più di velocità 2 il gioco. Se la metti più di 2 rischi veramente... Oh, c'è la crociata per Gerusalemme. Puoi andare a partecipare se vuoi, però il nostro focus è Gerusalemme oppure l'Italia? È l'Italia, però se io vado, se partecipo alla crociata, che cosa mi, cosa sì, mi porta? Non devo andarci, in realtà non ci vado. Se vai alla crociata e se per caso vinciamo contro gli arabi, tu sei il principale fornitore di uomini per questa guerra, sì, erediti sostanzialmente in questo Gerusalemme, in questo caso, perché la crociata per Gerusalemme. Quindi metti che vai là, metti che sei quello che guadagna più punteggio nelle battaglie, perché mandi più uomini, vinci più battaglie, roba del genere, e prendi più province sotto assedio, puoi prenderti Gerusalemme, cioè finita la guerra con la vittoria, il Papa assegna Gerusalemme a te. E a quel punto ti erediti un intero regno. È ovvio che in ottica di conquistare l'Italia potrebbe essere utile, ma il peso per te di andare a tirare su le tue levi con i pochi soldi che hai e andare a fare veramente guerra seria là, secondo me non ce la fai. No. Inoltre, metti anche che vinciamo la guerra, sicuramente Francia, Inghilterra, Spagna o qualcun altro manderanno più uomini di te e faranno più cose di te. Quindi va a finire che spendi un sacco di denaro e perdi uomini per non guadagnare altro che sostanzialmente gloria. Una cosa che puoi fare è dire sì, partecipo, e poi non vai a fare un cazzo, e se per caso la crociata vince, è vittoriosa, guadagni comunque del prestigio, della virtù e roba del genere. Quindi potrei oppure dire... lo perdi se perdiamo, se viene persa. Okay. Però, oltretutto, se tu sei in guerra non puoi fare determinate azioni, tra cui per esempio fare festa, come ti ho detto prima. Quindi essere in guerra non è il massimo. Ok. In questo caso però io sono costretto qua ad andare avanti perché non... Sì, Deus Vult, scrivi Deus Vult, tanto non, non parteciperai. Vediamo cosa succede. Vedi che il papato è partito subito, ovviamente. Eccolo qua. I have decided to accept your suggestion of a betrothal between Rinaldo and Princess Johan. Quindi abbiamo un diritto, abbiamo la promessa sposa. Per la figlia la promessa sposa.
e un patto di non aggressione che potrebbe essere trasformato in alleanza più avanti. Più avanti, magari quando dopo vuoi, magari. Quando voglio. Quando vuoi. Fai ok. Adesso sì. Seleziona il tuo personaggio. Il figlio. Patti. Pax. Ne ho 4. Eccolo lì, il primo, il re d'Inghilterra. Sì. Ah. Se clicchi col destro su di lui. Aspetta che fermo il tempo. Ok. Eccolo qui. Form Alliance, il quarto. Dice di no. Passa col mouse sul no e guarda perché ti direbbe di no. Allora, la sua opinione di te è positiva, ma non abbastanza. Come hai detto tu, regali. Bisognerà vedere quando avrai abbastanza soldi per mandargli qualcosa. Sì. E ti chiedo un'ultima cosa e poi chiudiamo. Sì. Il mio bambino adesso ha 1 anno. Sì. Quando arriverà in età di matrimonio? Sì. Sarà automaticamente sposabile con questa? Sì, arriverà un messaggio se questa è ancora viva, perché bisogna contare anche quello, sì. Che ti dirà, siamo arrivati al tempo delle nozze, lo vuoi confermare? L'unica cosa che devi guardare è che il re d'Inghilterra non ti proponga un cambio di matrimonio da normale, come quello di ora, a matrilineare. Perché matrilineare vuol dire che il figlio di tuo figlio e i figli di tuo figlio avranno la casa reale inglese e a quel punto, se eredita uno di quelli, è finita la partita, perché non, l'erede non sarà più della tua casata. Non mi serve niente, va bene. Ok. Ecco, basta. Direi che ci siamo. Direi che come primo episodio siamo andati anche un po' lunghi, ma ci stava, perché è più tutorial che altro. I prossimi saranno un po' più attivi. Sì, esatto, decisamente. Ti vogliamo vedere guerreggiare, no? Ecco. Sì, dobbiamo ammazzare della gente. Però la guerra santa io la potrei vincere portando del maiale laggiù. Gli fai scappare tutti gli infedeli, i vegani, però vegani. Adesso vegani è veramente brutta razza, meglio gli arabi. Va bene, e detto questo, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, commentate qualcosa che sia perlomeno comprensibile, poi offese vanno benissimo. Tanto sì, esatto, fate pure. E ci vediamo col prossimo video che arriverà fra qualche settimana o qualche giorno, dipende anche dalla nostra capacità di fare cose. Sì. Con, si spera, il ducato sì, Bologna sotto il nostro dominio e probabilmente anche Parma, oppure con una nuova partita da zero. Esatto, perché l'hai pigliato in quel posto. Esatto. Bene, detto questo vi salutiamo, ciao.